Possiamo dire che questa è la prima volta che c'è stato messo un premio così alto, diciamo, e è stato fatto live questo torneo. Quindi sì, diciamo che è un primo nel suo genere. Il primo, e speriamo che sia anche il primo di una successiva altri avvenimenti come questi. Allora, Life Coach è un campione tedesco ed è un grande onore averlo qui con noi perché praticamente è il massimo esponente di quella che è questa disciplina. Insomma, è un po' praticamente per far capire a tutti l'importanza della persona che abbiamo qui questa sera, un po' il Messi dei videogiochi in questo senso, possiamo definirlo un po' così. Insomma, prego Julian di voler tradurre questo quello che stiamo dicendo a Life Coach. E quindi siamo veramente felici, io accoglierei insomma con un grande applauso con la sua partecipazione a questo Sport and Fitness Festival e volevo chiedere a lui innanzitutto come si era trovato, insomma. Yeah, should I speak in English? Yeah, you translate, I speak in English, yeah? Okay, yes, Okay, that's great. perfect. So that like English speakers also have something of me. So I actually really like enjoyed the eSports Fitness and Festival. Really cool to be here and here at the Palazzo Sirena. It's really beautiful. Also, of course, to be at Francavilla di Mare is like simply perfect. Okay, so what the... Quindi quello che sta dicendo è che è bellissimo stare qua, soprattutto gli è piaciuta la piazza Sirena e il palazzo è bellissimo, okay? Ed è felice di essere qua, insomma, all'evento e anche in Italia, in Francavilla. The seaside is beautiful, very beautiful. I really enjoy it. Italia is also beautiful. Yeah. The food is amazing. We have been a little bit sightseeing. The churches are beautiful. And today we took here, like at Rome Coffee, espresso, best coffee. Quindi il mare, vediamo se ho capito, il mare, la chiesa, il cibo e il caffè. Esatto. Perfetto, quindi insomma siamo Perfetto. è completo. Però io adesso a lui volevo chiedere, lui che è veramente un grande campione, volevo chiedere come mai c'è questo, c'è un movimento e un interesse intorno a quello che prima era definito come un gioco semplicemente, adesso invece sta diventando e si sta affermando sempre più come uno sport vero e proprio, anche grazie all'interessamento di associazioni come quella che porti avanti tu, Julian, che sicuramente fai un lavoro importante da questo punto di vista. Volevo chiedere a lui come praticamente... cioè, come mai questo movimento sta ottenendo tutto questo successo? Qual è il segreto? Perché ci sono state tantissime iscrizioni, c'è stato un boom pazzesco, tanto che si pensava di dover addirittura spostare la sede, come confermi, assessore, di dove insomma è stato posizionato insomma, la disciplina, la struttura insomma, dove adibita per il Blue Wave Open Tournament, perché non si entrava, non ci si entrava più praticamente. Quindi qual è il segreto di tutto questo successo? Okay. So, yeah, where is it coming? Thank you, Ben. So, actually, the thing about esports is that you can actually, like, it's really good for your mind. So, it's actually like a discipline where you can actually fight in other means. You don't have to be physically active, but like with your mind. You have to be active with your mind. So, that means actually. Because the human being is, of course, it's a physical being, so you can, but any animal is better in anything we do. So the animals are running faster, they are stronger, they are even doing aerobics better than we are. But the human being is the human being because it can thrive through the mind. It can be more innovative, it can be more clever. It actually changed the world, but not with muscle.
you change the world with your mind. Quindi, abbreviando un po' il tutto, quello che sta dicendo è che gli sport è comunque il fatto di utilizzare di più il cervello, cioè e di conseguenza evolve molto sta cosa qui del fatto che non si utilizza il fisico, diciamo, per stare dietro, per fare attività e quant'altro, e il fatto di utilizzare la testa per superare, diciamo, questi ostacoli che vengono creati attraverso gli sport, sviluppa di più la mente e di conseguenza dà anche maggior supporto tendenzialmente al mondo in generale, insomma, quindi è una fatica molto più a livello mentale che fisico questo. Ora, quando si parla, insomma, si pensa